non è incentrato sulla questione immigrazione, no, ma sulla bambina e su come lei reagisce alla infatti l'effetto, perché sempre quando parli di immigrazione tutti parlano di difficoltà di andare, cioè, tu sì, sul nave, questi traghetti che cadono nell'oceano. Quello bellissimo. Sì, è bellissimo, quello, ma infatti non, diverso. Sì, non volevamo fare proprio quello, difficoltà di immigrazione, più sui bambini. Siete arrivati a girare questo cortometraggio? Noi siamo iraniani, 6 anni siamo vissuti in Italia. Siamo venuti in Italia per studiare il cinema. Ho studiato all'Università Roma 3, l'Accademia Belle Arti. Quindi la tua formazione tu l'hai fatta direttamente sul set, non è stato un legame con l'università? Noi come iraniani amiamo cinema italiano. Io per esempio volevo studiare cinema, sono venuta a Roma, ho studiato Accademia Belle Arti. Per me era un bel posto per studiare il cinema, perché studiavo da un altro modo, più forse artistico. Come conoscevate quel produttore, come l'avete incontrato? Io avevo fatto un altro corto, Giovanni era in un giurato, lui ha premiato il corto e poi mi ha contattato e ha detto vogliamo vederci. Un piccolo festival che si chiama Ozu in Nord Italia. La bambina è stupenda, è stato di grazia. Come l'avete trovata? Abbiamo pensato prima un migranti afghani, non abbiamo trovato il protagonista che volevamo. Abbiamo parlato con anche il nostro produttore. Lui ha suggerito magari curdi di Siria, che ci sono tanti che vanno fuori da Siria. Siamo andati lì a testaccio a cercarli. Come li fanno? Sì, sì, siamo andati lì, lei ha detto c'è una comunità curda, loro tutti hanno detto che è troppo difficile perché come famiglia non vengono, solo vengono uomini. Alla fine una persona aveva un amico a Torino, quindi lo ha chiamato, che aveva una figlia. Quindi ha chiamato, noi abbiamo visto la figlia, abbiamo fatto una intervista, l'abbiamo fatto venire un giorno prima. Sì. La figlia è venuta proprio la sera prima di girare, senza nessun prova. Quando stavamo spiegando per la bambina, la sera prima, che situazione questo, sembra che tua mamma sta male, tu devi fare. Io già ho avuto queste esperienze, perché la mia mamma non parla italiano, niente. Io sempre vado con lei all'ospedale e io sono che faccio tutte le traduzioni, perché mio papà ha da fare. Vivono da 12 anni in Italia, ma mamma non dice nemmeno una parola in italiano.